Buongiorno a tutti amici di YouTube, io sono Fabrizio Cimo, vi do il benvenuto a questa 14ª puntata del nostro nuovo videocorso su Rhino. In realtà siamo un pochettino off topic, nel senso che avremmo dovuto iniziare a parlare di superfici. In realtà molti di voi mi hanno chiesto come finire il mouse e in effetti nella scorsa puntata avevamo visto come imbastire la rete di curve che poi ci sarebbe servita successivamente per fare il mouse. Io pensavo di farlo tra qualche video, in realtà molti mi avete chiesto come si poteva concludere per portarvi avanti, quindi mi sembrava giusto fare questo brevissimo video di conclusione al video precedente. Allora, se vi ricordate, eravamo in una situazione di questo tipo, in realtà rimaneva, c'era anche quell'estrusione che avevamo fatto come estrusione, questa di qui appunto, come estrusione fatta rispetto a un punto, per cui dovreste trovarvi in questa condizione, ok, dovreste essere anche voi in questa condizione, e quindi avevamo creato solo una superficie che era quella laterale, e adesso andremo a vedere come effettivamente andare a chiudere il mouse, ossia andare a portarci in una condizione di questo tipo. Ovviamente tutto il dettaglio, queste cose di qui non le vado a fare, sono operazioni semplici, però dispendiosi dal punto di vista del tempo, ma diciamo che qui la finezza ovviamente sta nell'andare a definire queste superfici che sono un po' particolari perché sono a doppia curvatura, quindi non proprio semplicissime da disegnare, almeno non con tutti i programmi CAD. Rhino invece se la cava abbastanza bene, quindi il risultato finale sarà una cosa di questo tipo, e già vi anticipo che andremo a fare solo la superficie solo la superficie superiore. Questo perché la superficie inferiore si fa esattamente allo stesso modo, con esattamente le stesse curve, e in effetti, come possiamo vedere qui, abbiamo due curve di sezione e una di profilo. Scusate, una è quella di profilo e le altre due sono quelle di sezione, e sopra uguale, abbiamo due curve di sezione e poi quella di profilo laterale, per cui si fa esattamente allo stesso modo. Noi andremo a fare quella superiore e voi farete eventualmente quella sotto se ne avrete voglia. Quindi diciamo che abbiamo semplificato la nostra struttura estraendo esclusivamente le curve della superficie superiore che adesso vogliamo andare a realizzare. Al momento ci troviamo queste curve che adesso non so bene voi come le abbiate, comunque potrebbero essere divise in quarti, visto che abbiamo lavorato per simmetria, oppure potrebbero essere unite, come in questo caso. Diciamo che per creare la superficie superiore non c'è un'unica ricetta, diciamo che Rhino di comandi per creare superfici ce ne mette a disposizione una miriade, per cui sta un po' alla nostra sensibilità capire quale può essere il percorso decisivo. Diciamo che non sempre c'è una strada univoca, si può arrivare spesso allo stesso risultato in modi leggermente differenti. Per stesso risultato intendo dire un risultato che è visivamente simile, poi che dal punto di vista matematico quella superficie sia trattata in un modo o nell'altro, se le tangenze sono rispettate e se l'oggetto a me piace, diciamo che non mi importa niente e per me va bene così. Diciamo che io ho trovato due percorsi fattibili per realizzare questa superficie superiore. Partiamo da quello più semplice, che è un comando abbastanza carino di Rhino, è un po' un comando che ci salva in diverse situazioni quando non si sa bene come creare la superficie, che è il comando di patch. Il comando di patch altro non fa che chiudere in qualche modo la superficie o i contorni che andiamo a selezionare, passando eventualmente da superfici o curve o punti che andiamo a selezionare insieme al contorno. In effetti, se andiamo a leggere la barra di comando, ci dice selezionare le curve, i punti, le nuvole di punti o le mesh attraverso cui far passare la nostra superficie. Quindi diciamo che è un comando molto potente. Stiamo attenti perché non sempre è la soluzione giusta, anzi diciamo che spesso, se la geometria è un po' complessa, la patch non lavora bene, soprattutto restituisce una superficie un po' sporca. Comunque andiamo a selezionare i contorni, quindi andiamo a definire questi quattro quarti laterali e le due curve centrali di sezione. Diamo invio, a questo punto ci compare il pannellino tipico delle superfici di Rhino, quindi è il pannellino con le anteprime. Ovviamente se clicchiamo anteprima ci fa vedere la patch come Rhino la vorrebbe realizzare. Ovviamente abbiamo molte impostazioni, tra cui, adesso è strano perché il taglio automatico dovrebbe funzionare, proviamo prima a chiudere questa curva di contorno. Ecco, diciamo che ovviamente i comandi delle superfici di Rhino funzionano diversamente a seconda del fatto che ad esempio le curve siano chiuse piuttosto che aperte. Se adesso vado a riselezionare il comando patch, sicuramente, ecco esatto, infatti, sicuramente la patch viene chiusa in automatico. Se invece selezioniamo ad esempio il comando taglio automatico, questa cosa non avverrà.
Ok, dicevo, quindi possiamo selezionare il contorno, le nostre varie curve, possiamo andare a definire la spaziatura tra i punti e il dettaglio di questa patch, quindi ovviamente possiamo andare ad aumentare i punti di controllo, prima erano esclusivamente 10 e la superficie era abbastanza morbida, ma ovviamente possiamo aumentarli. Attenzione perché più aumentati i punti di controllo, più si potrebbero andare a creare delle, diciamo così, cuspidi non volute. In effetti, come potete vedere, andando a portare a 100 punti di controllo, se non addirittura di più, vado ad avere un output che non è esattamente quello che volevo io in partenza, quindi direi che 10 punti di controllo potrebbe già funzionare abbastanza bene. Ecco, attenzione a un parametro che è il parametro di rigidità. Questo perché? Perché la patch è un po', come dicevo prima, una soluzione un po' un tappabuchi, diciamo così. Cioè, Rhino prova a creare una superficie che passi attraverso il contorno che ha disegnato, ma anche non alla perfezione. Quindi attenzione perché rigidità dice a Rhino quanto si può discostare dai limiti che gli abbiamo dato. Idealmente rigidità 0 darebbe una superficie che passa esattamente dal contorno che noi abbiamo dato, ma se ad esempio aumentiamo la rigidità, cioè lo rendiamo più flessibile, vedete che il contorno non è più rispettato alla perfezione. Questo però potrebbe portare dei problemi quando poi vogliamo andare a chiudere il solido. Vedete che adesso che ho portato la rigidità a 10 mi sono discostato molto dal contorno di partenza. Se la vado a riportare a 1 mi avvicino molto di più. Attenzione anche al fatto che ovviamente, vabbè, se esageriamo in un senso, ovviamente la superficie non passa più per quello che noi abbiamo imposto come vincolo. Però se esageriamo anche nell'altro senso, quindi ad esempio andiamo a dare rigidità 0, facciamo impazzire il programma perché gli diamo troppi vincoli e lui potrebbe effettivamente, come in questo caso, andare a creare una superficie che non è affatto quella che noi vogliamo. In realtà, dal suo punto di vista, è corretta perché, come potete vedere, il contorno di questa superficie passa alla perfezione dal contorno che abbiamo definito e i due assi intermedi sono esattamente rispettati, però ovviamente non è quello che ci interessa a noi. Quindi cerchiamo un compromesso che potrebbe essere ad esempio 0,1 piuttosto che 1 e la superficie viene creata correttamente. Ok, quindi questo qui è il primo approccio molto semplice con la patch. Secondo approccio un pochettino più complesso perché utilizza un comando più avanzato che è il comando di rete di curve, che poi andremo a vedere nel dettaglio nella lezione apposita sulle superfici. Il comando rete di curve sostanzialmente ci permette di andare a definire una sorta di reticolato di curve bidimensionali o tridimensionali. Queste curve di reticolato devono essere tendenzialmente perpendicolari una con l'altra, quindi devono avere una sorta di forma a scacchiera, se così vogliamo, e possiamo definire la superficie. Attenzione perché in questo momento la nostra geometria non si presta affatto alla rete di curve. Perché? Perché abbiamo una curva di contorno e due curve centrali. Ora, le due curve centrali le possiamo effettivamente unire e andiamo a definire una sorta di perpendicolarità tra queste curve. Il problema è che la curva di contorno non è proprio una scacchiera, cioè non siamo andati a definire una scacchiera. Per andare a definire una scacchiera dovremmo andare a definire delle curve ortogonali tra di loro, più o meno. Quindi quello che si può fare, ed è quello che io faccio in molti casi, è andare a definire ad esempio un punto in questa zona, punto che poi ovviamente vado a specchiare sui due assi di simmetria. E questo punto mi permetterà di andare a dividere questa curva di contorno di partenza con il comando dividi in diversi segmenti o curve di generazione. In questo modo, come potete vedere, le nostre curve sono più o meno disposte in una sorta di reticolato, perché io le posso andare a selezionare ed effettivamente si vedono due direzioni principali, ossia ad esempio in questa direzione diciamo che è la direzione U e in quest'altra direzione abbiamo la direzione V. Quindi in questo modo la rete di curve sicuramente funzionerà molto meglio rispetto a prima, anzi prima sicuramente avrebbe dato errore e non avrebbe restituito alcun tipo di geometria valida. In questo modo, invece, che abbiamo riportato la nostra geometria con questo piccolo sgamatrucco, cioè di suddividere la curva di profilo a una curva reticolare, possiamo lanciare il comando, andiamo a imporre i vincoli che noi vogliamo, quindi la tolleranza sulla curva di bordo. Anche qui Rhino, esattamente come con la patch, va, diciamo così, ad approssimare le curve che noi abbiamo specificato. Quindi stiamo attenti, ovviamente una tolleranza di un millesimo di millimetro non se ne accorge nessuno.
Vediamo l'anteprima ed effettivamente ci restituisce una geometria assolutamente valida, sicuramente più precisa di quella che ci poteva restituire la patch. Tra le due, sicuramente se riuscite con la rete di curve avrete un output di tipo migliore. State anche però bene attenti qui ai punti di spigolo, diciamo così, perché qui effettivamente Rhino si aspetterebbe di avere un angolo, cosa che invece non trova. In effetti trova una curva perfettamente raccordata, per cui in geometrie un po' particolari potreste non riuscire comunque a creare la vostra geometria. E allora eventualmente estendete la rete di curve e poi la tagliate con una proiezione ortogonale dall'alto. Comunque, entrambi i modi in metodi costruttivi in questo caso, secondo me, sono validi e assolutamente seguibili. Se andiamo ad analizzare le superfici generate con l'analisi zebra, vediamo che effettivamente la rete di curve ha restituito un output più omogeneo. Vedete che qui ci sono delle bombature che, almeno diciamo così, dal mio punto di vista non sono volute nella geometria del mouse. Per cui sicuramente la rete di curve ha fatto un lavoro migliore ed effettivamente era il tipo di output che avevo realizzato anche in questo mouse in partenza. Ok, quindi questo era come concludere l'esercitazione sul mouse. Ovviamente questi qui sono comandi che non abbiamo ancora visto, che vedremo nel dettaglio più avanti, però diciamo così, se anche iniziate a sporcarvi un po' le mani lavorando per conto vostro, poi sicuramente seguendo le lezioni sarete in grado di capire di più e fare il programma meglio. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.